Allora, siamo con il presidente di Padova di Legambiente, parliamo questa volta di consumo di suolo. Leggo ai nostri telespettatori in modo che ne siano partecipi il vostro comunicato che mi ha dato un po' spunto, siamo sulla notizia per affrontare questo tema, anche perché poi ci sono state anche ieri delle manifestazioni molto sentite da parte di tante persone sul nostro territorio. L'annuale rapporto sul consumo di suolo presentato da ISPRA certifica il secondo posto del Veneto dietro la Lombardia, sia per percentuale di suolo consumato pari all'11,88% della superficie regionale, sia per l'incremento di consumo di suolo netto pari a 739 ettari avvenuto nell'ultimo anno, quindi rispetto agli anni precedenti più 739 ettari occupati. Nella regione Veneto poi Padova e provincia, e qui viene citato proprio il territorio padovano, Padova comune hanno il primato della più alta percentuale di suolo consumato con rispettivamente Padova e provincia 18,69% e il 49,76% di superficie cementificata, con in realtà un obiettivo di consumo zero del suolo nel 2050 e con dei provvedimenti, questa era l'agenda 2030 dell'ONU, e con altre situazioni che ci dicevano 2017, se non sbaglio, consumo del suolo zero, si parlava di questo, a parte una deroga a un articolo 12. Ma insomma, Presidente, ci spieghi cosa sta succedendo, perché molti cittadini, molti telespettatori che ci ascoltano non capiscono più niente. Allora, intanto iniziamo col dire che consumo di suolo in sostanza equivale a cementificazione dei terreni verdi, impermeabilizzazione, quindi cementificazione. Quindi dove vedevamo verde o agricoltura, sì, giusto? Uno o l'altro? Sì. A un certo punto vengono occupati faccio con vari... Faccio una nuova edificazione, una nuova strada, un nuovo parcheggio asfaltato e faccio consumo di suolo. E consumo di suolo che poi che rappresenta un danno per l'ambiente sotto diversi aspetti, dall'aspetto della perdita di biodiversità, da ricchezza che ci possono dare, che ci può dare la terra e che è troppo spesso sottovalutata, perdita delle capacità del terreno di assorbire le acque, quindi tutto quello che si lega al rischio idraulico, al rischio idrogeologico, che anche in questi giorni è tornato di drammatica attualità. Quando piove è più facile che ci siano allagamenti, esondazioni, se il territorio è cementificato rispetto a un territorio in grado di assorbire, appunto, non impermeabilizzato. Un altro problema legato al consumo di suolo è quello dell'isola di calore, quindi anche legato ai cambiamenti climatici. Una superficie asfaltata, cementificata, aumenta il riscaldamento del nostro territorio. E quindi ce ne sono diversi di problemi legati al consumo di suolo. Un altro è la perdita di paesaggio, di qualità della vita, perché è chiaro che vivere a contatto con la natura o vivere a contatto solo col cemento sono due modi di vivere ben diversi e non meno e questo è un aspetto non meno importante. E succede che il Veneto, dopo la Lombardia, appunto, è la regione più cementificata d'Italia, e in questo contesto, e nonostante abbia fatto una legge contro il consumo di suolo nel 2017, continua a essere non solo la seconda regione. Questa legge, scusi, che cosa prevedeva questa legge? Questa legge prevede dei limiti al consumo di suolo da applicare progressivamente in vista di questo consumo di suolo zero da raggiungere nel 2050. Quindi ogni regione poteva provvedere. Legge regionale, certo, quindi parlava ogni per regione, il Veneto. La Lombardia avrà fatto il suo, sì, non lo sappiamo, il Veneto nel 2017 ha fatto questa legge di cui abbiamo parlato tantissimo, peraltro, perché tutti pensavamo che dal 2017 in poi non avremmo più visto un solo metro quadro di cementificazione a livello così teorico di quel che sembrava. Ma cosa in realtà succede che stiamo cementificando in Veneto, si sta cementificando più di prima. Nel senso che prima, negli anni precedenti alla legge, la media era di 500 ettari all'anno cementificati e adesso la media di 750 ettari all'anno. E com'è possibile, si chiede il cittadino? Allora, intanto c'è da dire che questa legge, appunto, non metteva uno stop immediato, ma prevedeva dei limiti che variavano da comune a comune, dei limiti alle volte assolutamente poco sensati. Basti pensare che per il comune di Padova il limite è talmente grande che anche stando dentro quel limite si sarebbe cementificato molto, 2 o 3 volte di quello che si cementificava in realtà prima.
In più questi limiti posti prevedono delle deroghe. C'è un articolo 12. Sì, adesso non ricordo il numero dell'articolo, ma... Deroghe per che cosa? Non conteggia questa legge come consumo di suolo tutta una serie di cose, ad esempio le opere pubbliche, per cui a Padova verrà realizzato un nuovo ospedale nei prossimi anni, farà un consumo di suolo importante, ma la legge regionale non lo considererà consumo di suolo. Uno dice, vabbè, però l'ospedale, insomma, dice contemperiamo e magari ci chiude anche un occhio. Diciamo che può aver senso distinguere tra un consumo di suolo che ha un ritorno, ha una valenza ambientale, sociale. Da un altro tipo di consumo di suolo che ad esempio magari ha solo una valenza economica di guadagno per chi lo realizza, senz'altro. Dopodiché sempre consumo di suolo è, quindi sarebbe bene conteggiarli in tutti e due i casi, dopodiché magari prevedere dei limiti o delle norme, degli strumenti diversi insomma rispetto alle due tipologie. Però non considerare consumo di suolo ciò che in effetti lo è, non è corretto, tant'è che l'ISPRA invece considera il consumo di suolo quando un terreno verde viene cementificato. E invece appunto la legge regionale non considera le opere pubbliche, non considera tanti piani già approvati in precedenza ma che ancora non erano realizzati, ma quando verranno realizzati saranno nuove villette, nuove case, nuovi edifici che faranno consumo di suolo. Oppure non considera, e questo forse è uno degli aspetti più gravi, le pratiche per le nuove attività produttive, quelle che passano attraverso uno sportello che si chiama SUAP, che è appunto legato alle attività produttive. Stiamo parlando ad esempio di grandi magazzini per la logistica, grandi capannoni per la logistica. Poli della logistica, nuovi sì. Poli della logistica o qualsiasi cosa che riguarda l'attività produttiva, giusto? Sì, 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 grande distribuzione e logistica, diciamo, sono le due famiglie che rappresentano circa un terzo del consumo di suolo registrato da ISPRA nel nostro territorio. ISPRA che tra l'altro ci ricorda che il Nord-Est è al primato in Italia per questa tipologia di consumo di suolo legato appunto alla logistica ed è un fenomeno assolutamente in espansione. E nella provincia di Padova in questi giorni si parla di nuovi poli della logistica a Tribano, a Maserà, nel comune di Padova, mi pare anche a Cittadella. E stiamo parlando soprattutto non della casa per il figlio o della villetta, spesso di capannoni che hanno un'estensione davvero impressionante, perché parliamo di capannoni da 10 ettari. 10 ettari è qualcosa come due volte il prato della valle, insomma sono superfici davvero importanti. E che la regione non... verso i quali la regione non fissa alcun limite, perché nemmeno li considera consumo di suolo. Esatto, se anche c'è questo lasco normativo a carattere regionale, poi io intervengo in un comune, giusto? Quindi ci deve essere il comune che autorizza, che consente questa occupazione, perché se il comune dice no, perché si rende conto che c'è la possibilità della legge regionale, però poi immagino che l'ultimo placet sia dato dall'attività comunale, no? Certo, è molto significativo in questo caso quello che sta accadendo a Padova, speriamo non accada per la verità, comunque almeno noi. E a Padova esiste un'area, zona Granze di Camin, un'area agricola, che attualmente ha una destinazione agricola nel piano degli interventi del comune. L'azienda che l'ha acquistata, tra l'altro come terreni agricoli, ha chiesto tramite questo sportello delle attività uniche produttive che ci sia una variante al piano degli interventi del comune di Padova e che questa zona quindi si possa, in quest'area si possa realizzare due capannoni, li chiamo così, un hub della logistica che appunto misurerà più di 10 ettari, la superficie complessiva è di 15 ettari, però quella cementificata sicuramente supererà i 10 ettari, una superficie davvero quindi impressionante, enorme. Il Comune di Padova adesso sarà chiamato ad esprimersi per dire se accettare o meno questa nuova cementificazione. Questa variante, assolutamente. Un attimo solo che leggo un messaggio. Ma noi possiamo dare molta attenzione al contenimento dell'inquinamento, ma rappresentiamo una goccia nell'oceano, se non lo fanno in tutto il mondo, e francamente basta con il dire che bisogna incominciare anche dal piccolo. Ma quanto ci sta costando? Questa forse è un'osservazione che si collega a quanto stava dicendo prima il direttore di Legambiente, quando diceva che comunque è anche importante che, visto che la pianura padana è estremamente fragile, si incominci anche
anche dal territorio, però i costi ci sono. Un altro messaggio: ci dovrebbe essere un ordine mondiale che detta legge su tutti relativamente alle misure anti-inquinamento, perché se solo qualcuno si adegua e non tutti, non serve a niente. Beh, allora, diciamo, per Lega Ambiente una dei nostri, come dire, frasi ispiratrici da sempre è stata pensare globalmente ma agire localmente, nel senso, guardiamo sì alle politiche mondiali e cerchiamo di influire per quanto possiamo, però non è che nel nostro territorio non agiamo di conseguenza, saremmo anzi poco coerenti in questo. Devo anche dire che nel caso in cui stiamo parlando di cementificare o meno dei territori vicino a casa nostra, oppure se respirare l'inquinamento che produciamo noi stessi, dovremmo fare attenzione se stiamo appunto cementificando i nostri territori o stiamo facendo dell'inquinamento che respiriamo. Non è perché che possiamo le prime pensare conseguenze che, sono proprio sul territorio, che ci pensino altri stati nel resto, certo, del mondo. Ecco, sto dicendo, tornando al nostro discorso di prima dell'occupazione, del consumo di suolo, che poi infatti è occupazione di suolo con manufatti e quant'altro, ma non c'è anche un'attenzione, non dovrebbe esserci un'attenzione, una responsabilità anche da parte degli enti pubblici nei confronti di questi dissesti idrogeologici, di queste alluvioni, questo fatto che l'acqua poi non drena, che davanti a un capannone che viene costruito, una cementificazione di un'area, un posteggio che viene creato e quant'altro, e quindi l'acqua dove va a finire? Perché ci troviamo davanti a eventi estremi dal punto di vista meteorologico, se poi anche a questo togliamo drenaggio dell'acqua, è ovvio, non c'è una responsabilità, qualche cosa di connesso? No, dovrebbe esserci, però i risultati insomma li stiamo vedendo. Abbiamo un cambiamento climatico che ci porta verso eventi sempre più estremi e un territorio sempre più fragile da questo punto di vista. Dopodiché si cerca di porre rimedio con i bacini di laminazione. Che per fortuna alcuni sono stati fatti, indubbiamente, che ci siamo salvati. Dopodiché, come spesso ci insegnano, prevenire è meglio che curare, nel senso, se io cerco, posso evitare di cementificare e di quindi aumentare tutti i rischi connessi all'impermeabilizzazione del territorio, è la migliore delle soluzioni che posso fare. E quindi perché appunto c'è il tema idraulico, poi ce ne sono molti altri, quindi quello dello stop al consumo di suolo ormai dovrebbe essere un principio condiviso. Il problema è che è condiviso come principio e poi quando si va nei fatti, nei casi concreti, è molto meno applicato di quanto dovrebbe essere. Ma allora l'agenda che c'è stata, l'agenda 2030 dell'ONU, no? Mal d'aria, perché è tutto connesso poi alla fine, e gli altri provvedimenti che sono stati fatti, dove si parla sempre di 2050 per consumo zero del suolo, normative di carattere europeo di vario genere, direttive europee di vario genere recepite anche nel nostro paese, tutto questo non prevede delle sanzioni qualora noi arriviamo a una certa data senza esserci adeguati, ma anzi avendo consumato indiscriminatamente il territorio, inquinato in modo ossessivo? Allora, per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico ci sono delle sanzioni, credo che l'Italia le sta anche già pagando, infatti uno dei motivi per cui nel bacino padano, non a Padova, ma insomma nel bacino padano, che è un bacino delicato, fragile dal punto di vista dell'inquinamento atmosferico, le regioni si sono messe d'accordo e hanno introdotto delle limitazioni e proprio anche per cercare di limitare o evitare le sanzioni. E dal punto di vista del consumo di suolo non le so rispondere, non vorrei dire cose sbagliate. No, era un po' una battuta, come dire, ma insomma, se ci sono dei limiti, sono stati posti per qualcosa, cioè bisogna sempre che nel nostro paese ci sia la punizione estrema, la sanzione per arrivare a dei provvedimenti, oppure per non arrivarci, perché appunto, come lei diceva, siamo in sanzione ma continuiamo ad inquinare e pazienza a questo punto. Forse potrebbe essere una soluzione, insomma. Io credo che dal punto di vista della cittadinanza ci sia, ad esempio su questo tema del consumo di suolo, della difesa del verde, un forte sentimento, una forte consapevolezza che è necessario agire in questa direzione. Dal punto di vista dell'economia e della politica ci sembra un po' di ritardo nel comprendere la necessità di agire davvero e non solo dal punto di vista dei proclami o dei principi. Però appunto, come ieri c'è stata una manifestazione, non ne parliamo, fermo, c'è stata una, proprio perché siamo un po' sulla notizia dell'intolleranza delle persone di procedere in un certo modo a danni naturalmente dell'ambiente e poi della salute dei cittadini. Dovete seguirci, andiamo in pubblicità, poi diamo nuovamente la parola al Presidente tra poco.